Tre indicazioni rapide rapide e molto efficaci per controllare i livelli di colesterolo circolanti nel plasma. Argomento molto importante perché nella donna, dopo la menopausa, i livelli di colesterolo tendono ad aumentare. Prima indicazione, aumenta il consumo di fibra alimentare e ciò si traduce in meglio cereali integrali rispetto a quelli raffinati, consuma verdura ad ogni pasto ed aumenta anche il consumo di legumi. La fibra alimentare aiuta a diminuire l'assorbimento di colesterolo a livello intestinale. Seconda indicazione, dovresti incominciare ad assumere anche un po' di frutta secca nella tua alimentazione, noci, nocciole, mandorle. Perché? Perché contengono fitosteroli. I fitosteroli competono col colesterolo a livello intestinale per l'assorbimento e quindi anche loro praticamente ne limitano l'assorbimento. Anche il Danacol va benissimo. Terza indicazione, cerca di limitare i grassi saturi, cioè i grassi animali, sto parlando per lo più di formaggi, carni grasse, affettati.